lecito usare l'espressione drammatico per vicende sportive, questo è il termine più giusto per sintetizzare il pareggio dell'Olimpico fra Roma e Atalanta sul 2-2. Era andata in vantaggio al quinto la Roma su punizione di Di Bartolomei, deviata in autogol da Vavassori per anticipare Pruzzo di testa. Ecco il tiro di Di Bartolomei, l'intervento di testa di Vavassori. Violenta reazione dell'Atalanta, Festa tocca una punizione a Bertuzzo, sul cui tiro vola bene Conti a deviare in corner. Al 22esimo il pareggio da Festa a Marocchino, che dal fondo centra teso. Conti respinge corto e in tuffo interviene Bertuzzo, che segna di testa. Frequenti gli episodi, su cross di Scarnecchia Osti sfiora un altro autogol. Dal corner di Denadai la palla arriva a De Sisti, il cui tiro è ben bloccato a terra da Bodini. L'Atalanta va in vantaggio, tavola imposta per Prandelli, che scambia con Pirker e sul pallone di ritorno lo stopper indovina un gran tiro a fil di palo. Nella ripresa l'Atalanta ha ancora buone occasioni, come questa di Bertuzzo sventata in corner da Conti. Ma la Roma cerca il pari su corner di Di Bartolomei, il tiro di De Sisti è salvato sulla linea da Vavassori e allontana poi Osti. Al 16esimo il gol di Pruzzo, imposta Boni per Denadai e l'ottimo Pruzzo brucia tutti sul tempo. Dopo l'espulsione decretata da Michelotti contro Scarnecchia e Tavola, l'ultima occasione su questa punizione di Di Bartolomei, 2-2 dopo avvincente partita.